Grande successo per le Cinecene, il progetto speciale promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro in occasione della 17ª edizione del Linea d'Ombra Festival di Salerno. Tre serate e oltre 100 ospiti. Il singolare connubio tra la cucina della chef Kaba Kurapi, supportata dagli allievi dell'Istituto Professionale Alberghiero Roberto Virtuoso, e il cinema con le proiezioni di spezzoni di capolavori, ha creato un'atmosfera suggestiva e carica di magia. La tavola e il cinema sono i posti in cui si tessono le migliori amicizie, i migliori rapporti, forse anche i migliori amori. Questo, però, almeno per uno come me, che da ragazzo è vissuto veramente col cinema soprattutto, era uno dei pochi svaghi che c'era, ritengo importante questo fermento culturale che c'è a Salerno, non solo nell'ambito del Festival Linea d'Ombra, ma di tutte le manifestazioni che si stanno facendo, mostre fotografiche. Io sono convinto che Salerno si candida a diventare una città che aspira ad essere un polo culturale importante per il Sud. Cinecene mi sembrò un'iniziativa sorprendente, con un crescente interesse verso gli abbinamenti culinari abbinati alla cultura cinematografica. È qualcosa di straordinario che non si trova oggigiorno. Decisamente ci trovo un'intersezione di principi che vanno dalla valorizzazione della cultura e delle comunità. E penso ad esempio anche all'innesto, no, di sapori che stiamo assaggiando durante la cena, ma anche semplicemente pensare alle scene cinematografiche che stanno scorrendo sotto i nostri occhi questa sera durante gli assaggi prelibati. Quello che ci trovo come legame è la valorizzazione delle culture, delle tradizioni e soprattutto il tramando di valori, che in un'epoca così piena di trasformazioni, dettata anche da ritmi molto accelerati della globalizzazione, penso che sia fondamentale prenderci del tempo per poter sedimentare quei principi e quei valori fondanti della nostra società. Come oramai da 2 anni che noi siamo sponsor della Linea d'Ombra Festival, però quando ci conoscemmo e quando facemmo una prima chiacchierata con il direttore artistico Giuseppe D'Antonio, ci dicemmo entrambi che in realtà noi non volevamo essere solo sponsor, ma volevamo essere partner. Quindi sostanzialmente ogni anno noi andiamo ad studiare un progetto che poi insieme sviluppiamo. L'anno scorso facemmo un progetto su un cortometraggio, quest'anno abbiamo fatto le Cinecine. 3 serate, 100 ospiti, stakeholder, protagonisti del terzo settore, giovani. Con queste 3 serate, abbiamo voluto, costruire un antidoto contro il conflitto. Il conflitto che è l'argomento, il tema principale di quest'anno del Linea d'Ombra Festival, e noi attraverso la convivialità, attraverso l'amicizia, attraverso il cibo, attraverso la cultura cinematografica in questo caso, vogliamo costruire una rete che deve sconfiggere appunto i conflitti. Bisogna assolutamente favorire la crescita di istituti come il Virtuoso, che è un istituto che sta dando grandissime soddisfazioni. Ovviamente l'abbinamento con il cinema è stato veramente molto, come dire, suggestivo. Farsi un tuffo nella poesia del cinema è qualcosa che indiscutibilmente ti emoziona, e soprattutto perché abbiamo attraversato durante una stupenda cena 30-40 anni di storia del cinema. Quello che voi vedete stasera dei Cinecene non è così semplicemente una vicinanza di un ente importante come la BCC a un festival, è un progetto comune. Noi abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto comune sia per la realizzazione del cortometraggio dello scorso anno che per la costruzione delle Cinecene di quest'anno, con lunghi lavori di incontri, di approfondimento, di chiarificazione. Quindi è qualcosa in più di una semplice presenza come sponsor.